Allora, diamo il benvenuto al professor Daverio, che anche quest'anno ci terrà compagnia per aiutarci a pensare al futuro in generale ed anche darci qualche spunto poi applicabile per ragionare come sviluppare il nostro territorio così Ravennate. Ringrazio comunque l'amico Paolo Bezzi, che è il primo massaro della Casa Matta, che ci ospita appunto nell'Aula Magna. Invito tutti quanti a ricordare sempre che la Casa Matta è un'associazione di uomini liberi che dal 943 d.C., senza soluzione di continuità, opera nel territorio Ravennate. Questa è una cosa importante che distingue la nostra città nel mondo e mi fa piacere ricordarlo di fronte a Filippo Daverio, che è un uomo di mondo, lo sa certamente, però magari ci può aiutare anche a diffondere il nome della nostra città anche ricordando questa cosa. Brevemente, il titolo della conversazione di oggi, ma è un titolo aperto ovviamente, è fare i conti con l'ambiente, che è il vero capitale. A questo punto io direi di non portare via altro tempo al professore e gli lascio la parola. Beh, buonasera. Mi ricordo già l'ultimo passaggio che ho fatto da voi e anche i video che avevate messo allora su YouTube, che hanno avuto, anche, devo dire, un buon riscontro, perché mi hanno chiamato in base a quei video quando avevamo parlato del rapporto di quella che è invece, ed è il tema che riprenderemo questa sera in realtà, l'idea dell'ambiente non solo in una visione tecnica, ma anche in una visione antropica, cioè cos'è l'ambiente antropizzato. E vorrei proprio ripartire da lì, perché sono appena arrivato qua con l'assessore all'ambiente di Ravenna, quindi nulla è più adatto che parlare di lui. Se si pensa all'assessore all'ambiente, si apre subito il caso oggettivo della questione semantica. La vera crisi che sta attraversando la nostra penisola, che innegabilmente è la capitale mondiale dell'ipocrisia e del pressapochismo, è una crisi che si fonda sui temi della semantica. Cioè, noi continuiamo a usare delle parole che hanno con il tempo perso il significato. Pensate, è una parola usata soprattutto dalla sinistra. La sinistra ha tante colpe, una è anche questa. La peggior colpa della sinistra sono i crimini contro la parola, a mio parere. Uno dei crimini potenti è sulla parola territorio. Territorio. Io ho sbagliato subitissimo. Ma lo faccio apposta, fa parte delle mie gag. Ma invece va bene così. Qua. Allora, perché affrontare la questione del territorio? Cos'è la questione della semantica ancora? Il vecchio dibattito, quando nasce il tema della semantica, all'inizio del XX secolo, si comincia ad articolare, si comincia a definire che cosa vuol dire una parola se non ha un significato tangibile. Se io vi dico la parola bicchiere o la parola bottiglia, la bottiglia può essere una bottiglia di vino, può essere questa bottiglia qua con l'acqua tiepida che non beremo mai, mi sono portato il gin tonic, può essere tantissime cose. Quando dico però una bottiglia di Chateau Lafite e la definisco nel suo dettaglio, è chiaro, però può anche non essere chiaro per tutti. L'unico momento nel quale l'identificazione semantica è totale è quando dico questa parola magica. Questa bottiglia la guardiamo tutti insieme e si è identificata. Allora, nella determinazione dell'uso delle parole, che è la chiave di questa questione, quante volte usiamo delle parole che, a furia di essere state utilizzate, perdono alla radice il loro contenuto tecnico e assumono un contenuto trasversale all'inizio di tipo morale e alla fine di tipo nullo. La parola territorio, per esempio. Cioè, tutti chi il territorio di qua non si capisce più cosa voglia dire. E infatti io suggerisco spesso, quando facciamo i nostri piccoli lavori interni o quelli universitari, di fare uno sforzo, quando viene in mente la parola, quella sdrucita, fare lo sforzo di sostituirla con qualcos'altro. Vi do un esempio per capire ulteriormente, proprio come abbiamo definito il caso bottiglia, no? Calcolando che per noi la bottiglia vuol dire una roba, ma per tante altre lingue il significato è diverso. Cioè, per noi una pecora è una pecora. Per un inglese già sono due parole diverse. Una cosa è sheep, è quella che cammina
nei prati. Una cosa è il mutton, è quello che si mangia affettato, arrosto. Sono due categorie diverse. Allora, diamo significati diversi alle categorie. Se parliamo di territorio agricolo, già la questione cambia. Assume già un valore. Cioè gli diamo una connotazione successiva che ci permette di ragionare. Se noi usiamo la parola territorio urbano, cadiamo nella trappola orribile degli urbanisti che ci hanno fregato negli ultimi 50 anni. Però se usiamo la parola territorio urbano di periferia, si apre una luce completamente diversa. Se usiamo la parola territorio urbano dei centri storici, apriamo un'altra casella. Quindi il primo invito è proprio questo, tentare di ridefinire quando si può l'uso delle parole troppo consumate e ridargli un significato definendole con degli aggettivi oppure con dei genitivi. Questo stesso problema si pone con l'ambiente. Adesso senza voler offendere nessuno, però dobbiamo avere il coraggio di affrontarlo. Ci sono due temi in Italia che si fa fatica ad affrontare in un modo laico. Uno è quello dei verdi e l'altro quello del femminismo. Perché i verdi hanno la maggioranza a Berlino e da noi no? Abbiamo l'obbligo di pensarci. È vero che dopo Pecoraro Scanio è difficile fare il verde. La Germania ha avuto il vantaggio di non avere Pecoraro Scanio e questo gli ha consentito di portare il Partito dei Verdi ad avere la maggioranza relativa del Parlamento di Berlino. La parola femminismo è fondamentale. Ma l'esaltazione del femminismo anni 70, qui molti, poche se lo ricordano, sono tutte più giovani le signore presenti, le ragazze presenti, ma io che sono d'antiquariato, la parola femminismo degli anni 70 ha portato a dei tali pervertimenti psichici che parlarne oggi non se ne può più. È molto meglio, se vogliamo parlare di femminismo, tornare agli anni della Anna Kulishov, quando la pulsione delle donne che operavano nella vita sociale e nella vita politica aveva una franchezza, una fermezza che il pasticcio anni 70 ha distrutto. Quindi in realtà noi stiamo questa sera parlando alla radice della riforma politica italiana, che è il vero tema che scuote il Paese. L'Italia si può riformare se riforma la sua semantica, se facciamo una grande convention nazionale nella quale tentiamo di ridare alle parole un significato sul quale ci troviamo d'accordo. Perché l'accordo su una parola è il vero patto sociale col quale si possono porre le basi di una politica nuova. Quindi è un po' un ritorno a Nanni Moretti, le parole sono importanti. Nanni Moretti, che non è affatto stupido, aveva sentito parlare dei dibattiti medievali sul nominalismo alla Sorbona del XIII secolo. Cioè, è su questo dibattito fantastico, che quello che affronta con grande intelligenza San Tommaso, se genera sunt in re o se genera sunt in rem. La differenza fra l'ablativo e l'accusativo è fondamentale, perché se sono in re sono lì, se sono in rem i concetti nascono quando ci entro dentro e quindi è l'accusativo di spostamento che diventa fondamentale. Finché non si arriva alla conclusione finale, quella che poi precederà il dibattito di Guglielmo da Ockham, nomina sunt consequentia rerum, cioè le parole che usiamo sono la conseguenza dell'indagine che abbiamo fatto sulle cose. Allora, è proprio questo il dibattito complesso ed è divertentissimo affrontarlo nel campo dell'ambiente. Perché l'assessore all'ambiente più o meno sappiamo cosa fa, più o meno lo sa anche lui, ma fa fatica anche lui a saperlo. La parola ambiente applicata all'assessore è una parola quasi analoga a quella di territorio. Se però un amico vi chiama e vi dice ieri sera sono stato in un ristorantino di Codigoro, un ambiente fantastico. Alla cantina di Iracle. Esatto, è un ambiente fantastico. Sapete che la cantina non dipende dall'assessore all'ambiente, che la parola lì ambiente ha un significato diverso. Quindi abbiamo già in mano due modi di usare la parola ambiente completamente opposti. Pensate che con una piccola battaglia che abbiamo fatto noi come movimento d'opinione, quello che abbiamo generato un anno e mezzo fa, che è Save Italy, che si chiama così in quanto sono gli altri che ci devono salvare, non possiamo più, non siamo in grado di salvarci noi, non abbiamo la forza. Sono gli altri. Abbiamo usato la parola Save Italy per affrontare la questione della discarica che la Polverini, povera donna, voleva mettere accanto alla villa di Adriano.
che era anche da un certo punto di vista comprensibile, perché ogni partito politico ha diritto alle sue discariche, lei non ce le aveva, ne voleva una anche lei, però ha sbagliato proprio indirizzo. In quell'occasione mi trovai in un alleato serio, il ministro Clini come ministro dell'ambiente, per un dibattito che non riguardava più l'ambiente, perché se lui avrebbe dovuto dire certo la discarica che la mettiamo, ma per un comportamento suo nel quale la sua stessa approvazione del nostro percorso, lo suo stesso appoggio al nostro percorso, aveva un suo significato profondo, capire che l'ambiente non era solo la discarica, ma era il rapporto fra la discarica e la villa di Adriano. Clini, senza dichiararlo, però ne dovrebbe andare fiero, ha dato alla parola ambiente una valenza antropologica e semantica diversa da quella che la parola ambiente aveva prima dell'operazione di Villa Adriano. È una questione importante. Tra l'altro, in quella mobilitazione che fu fatta in modo molto goliardico, perché noi non siamo seri, siamo dei situazionisti, io rimango intimamente un situazionista, che avevo fatto facendo una trasmissione alla RAI in cui chiamavo la gente a venire a Villa Adriano il 1° maggio, ho detto intanto ormai il 1° maggio in città di bandiere rosse ne girano poche, quelle che girano sono proprio solo sindacali, cioè non c'è più l'energia che c'era tanti anni fa. Andiamo a Villa Adriano anche senza bandiere, agitando i capellini al massimo, senza darci dei colori, e poi ho fatto anche una piccola mobilitazione su Arte Dossier, pensavamo che arrivassero 200 persone, anche perché non è facile andare lì. Ne abbiamo avute 3.000, e la cosa più bella, abbiamo avuto una lettera di Franca Valeri che ci diceva: oggi è iniziata la rivoluzione degli educati. Degli educati, che è quella che manca oggettivamente. Allora, usare il concetto di rivoluzione degli educati, no, quando mi giro non prende più la voce, quello, se non devo guardarlo, lui, anche brutto, non lo guardo più, basta, non lo guardo più. Perché sono gli occhiali che fanno quell'effetto lì, no? Allora, l'idea che di Franca Valeri, alla quale dobbiamo veramente un monumento di affetto, di considerare le battaglie nelle quali vi trovo coinvolti tutti, nelle quali ci troviamo coinvolti, come battaglie degli educati, è una apertura di rilettura dell'evento che ridà il valore semantico dopo la catastrofe Pecoraro Scagno. Quindi è questa la mutazione che potremmo auspicare e sulla quale dobbiamo ragionare, perché allora l'ambiente diventa un'altra cosa. L'ultimo mio intervento qua era stato un intervento sull'ambiente nella sua versione antropizzata, nella quale dicevo: a me in fondo dei fiorellini e basta non me ne può importare più di tanto, se i fiorellini non si legano a un tipo di vita della società e a una qualità di vita della società. Avevo anche citato un bellissimo pezzo che avevamo girato anni fa in una conversazione fra me e Daniel Spöri, il grande artista di Basilea, in una conversazione rigorosamente in svizzero-tedesco fra me e lui, quindi una cosa del tutto assolutamente tribale, e nel quale lui diceva poi in Italia, cioè, in mezzo a questo luogo fantastico sulla Miata, dove lui ha portato la sua fondazione con le sue sculture più belle, e diceva: ta 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 ta, questo non è natura. Questo non è natura, la natura è orribile, è piena di mosche, questo è il prodotto, e di animali pericolosi, questo è il mondo della civiltà degli italiani. Qui su ogni collina c'è la storia degli esseri precedenti. Questa cosa sua era molto bella, perché corrisponde a una cosa che mi disse un giorno un russo. Io ebbi la fortuna per una trentina d'anni di avere una casa alla frontiera esatta fra Toscana e Lazio, sul Chiarone. Il Chiarone è un fiumiciattolo da niente, non conta nulla, però che è diventato storico in quanto lì Carlo Magno pose il limite meridionale del Sacro Romano Impero e l'inizio degli stati del Papa. La cosa fu fatta su una frontiera che esisteva già prima, perché era quello il punto nel quale si fermavano per il primo cambio di cavalli gli spostamenti equestri romani, partendo da Cosa, il Nona Miglia Cosa. Ma era rimasto niente, un incrocio stradale, tre case, eravamo gli unici abitanti veri. Un giorno venne a trovarci un signore russo che mi disse: voi siete così diversi perché voi da troppo tempo mangiate i vostri morti. Che non è una roba facile da capire, bisogna capire i russi e la testa russa, perché non è che mangiamo i morti. Per lui l'idea che nei luoghi dove siamo sempre vissuti, dove abbiamo sotterrato i nostri predecessori,
Oggi si coltivi il grano, per un uomo che veniva dalla steppa infinita era estremamente fascinante. Cioè noi viviamo negli stessi luoghi, continuiamo a consumare gli stessi luoghi da 2700-2800 anni circa. E questo ci rende assolutamente unici al mondo, non ce ne sono altri che hanno queste bizzarrie. Ed è questa bizzarria il vero nostro ambiente. Il nostro ambiente non è solo l'aria pulita o la battaglia per le fognature, tutta roba giusta e necessaria, ma se si fermasse lì il nostro mondo non esisterebbe più. Il nostro mondo è la condensazione formidabile del nostro passato che diventa il nostro patrimonio regolare quotidiano. Allora questa è la prima cosa che va definita, è il nostro vero patrimonio, questo è il nostro capitale. Noi viviamo, poi dopo su come sfruttarlo ne riparliamo fra un attimo, ma è proprio su questa sedimentazione incredibile e abbastanza unica al mondo che dobbiamo avere l'obbligo di riflettere. Ed è su quello che dobbiamo immaginare allora di dare un valore diverso, semanticamente più approfondito, sia alla parola ambiente che alla parola territorio. Se l'ambiente allora diventa l'ambiente antropizzato, quello che abbiamo disegnato, quello per il quale ci sono ancora colline nelle prealpi, chilometri e chilometri di colline che sono il risultato di generazioni di lavoro e dei terrazzamenti minimi, quei terrazzamenti alti un metro e mezzo, poi dopo ci sono 2 metri di terra che sono gli stessi che ritroviamo poi nelle isole del Mediterraneo intorno alla Sicilia, i terrazzamenti totali, frutti di fatiche di generazioni, stanno morendo tutte, stanno scomparendo tutte. Abbiamo il diritto di farle scomparire, io non parliamo qua di cattedrali, parliamo semplicemente del fatto che nel Varesotto, nel Comasco e nella Bergamasca ci sono ancora questi robi qua che vanno su e su questi cosi che vanno su, per anni si è piantato, oggi non c'è più nulla. Parlo del fatto che basta attraversare la frontiera a Chiasso e si va a Ligornetto, il paese accanto, e ricompare un animale rarissimo che è scomparso in tutte le campagne prealpine, la vacca. In Svizzera ci sono le vacche, da noi non ci sono più. Ma si può vivere senza vacca? Cioè solo con Parmalat, per dire in altre parole. Parmalat non è vacca, è un prodotto industriale. La vacca è una bestia con la quale si dialoga, che ha un odore, che colora i luoghi dove vive. Gli svizzeri la stipendiano. Le vacche svizzere hanno uno stipendio annuale, non mensile. Le nostre hanno uno stipendio mensile, ma stanno spesso nei ministeri. Loro, quelle svizzere, percepiscono in media uno stipendio mensile all'anno. Uno stipendio mensile all'anno vuol dire 1500 franchi svizzeri, circa 1200 euro, pro capite all'anno, e che vuol dire che uno che tiene ancora oggi 40 vacche porta a casa all'inizio dell'anno la 50.000 euro con la quale tira avanti una vita assolutamente decorosa, anzi anche attraente. Allora mi chiedo se nello spreco infinito di risorse che ha avuto il paese, ha affrontato il paese in questi anni, nella quantità infinita di rondò inutili messi fuori ogni comune, di ipotesi di fare ponti a Messina o meno, di lavori biblici che non hanno dato nessun risultato, no? Non sarebbe stato meglio finanziare le vacche? Fra l'Ilva e 50.000 vacche, pensiamoci oggi, se non sarebbe stato meglio optare per le 50.000 vacche. Io faccio un discorso molto banale che sembra provocatorio, ma non lo è per niente, perché è una scelta sostanziale di civiltà. A Beveri nel Gadina, uno dei luoghi più belli delle Alpi, esiste un contingentamento per la vendita delle case ai non residenti. Cioè se uno non è di lì, non ha il nonno di lì, prima di comprare una casa si deve presentare al Consiglio Comunale, cioè alla bourgeoisie di Bever, dichiarare i motivi per i quali compra, le sue credenziali, e molto spesso gli si dice di no. Ma comunque più del 30% delle case non può essere venduto. Questo fa sì che nel centro di Bever, fra la normativa e lo stipendio alle vacche,
ci sono delle case del Settecento che varrebbero 5-6 milioni di euro l'una, fantastiche, di 2000 metri quadri, abitate ancora dalle vecchie famiglie agricole, che non sono dei contadini grattaterra, sono dei contadini che si laureano anche, e che hanno 40 o 25 vacche sotto che gli permettono di mantenere la casa. È giusta questa scelta o meno? Il mio amico svizzero mi disse allora, tu sai, le vacche sono per i nostri contadini e i nostri contadini sono i giardinieri delle nostre montagne. E poi non mi ha detto che le loro montagne consentono di fare gli alberghi, le sciovie, tutto un sistema di coinvolgimento che fa sì che anche i ricchi vanno in Svizzera. Se avete letto, molti ricchi vanno in Svizzera. Questo esempio delle vacche è uno degli esempi da affrontare per immaginare che cosa voglia dire un cambio radicale del sistema territoriale italiano. Noi abbiamo assistito in questi anni con il taglio delle spese sostanzialmente al semi-assassinio, alla semi-eutanasia di tutte le comunità montane. È vero che le comunità montane sembravano di per sé delle cose del tutto inutili. Io che le ho frequentate per un po', per lavori fatti insieme, posso testimoniare che non lo è affatto, perché le comunità montane delle Marche, quelle dell'Alto Lazio, quelle anche dell'Alta Lombardia, avevano un loro significato e una loro utilità. Abbiamo abolito quello in base a quali criteri? Possiamo sapere in base a quali spostamenti di bilancio, erano pulsanti degli altri bilanci. Ma i nostri discendenti, noi lasceremo i nostri bilanci o lasceremo le montagne con le vacche? Io vorrei lasciarli le vacche, porca miseria. Ho un affetto per le vacche che non vorrei condividere con la nazione intera. Cioè, e che non sono quelle non sono quelle delle quote latte, non sono quelle della bassa nei capannoni. Sono quelle altra cosa, sono la difesa di un'estetica che è la nostra vera qualità. Perché ho parlato di vacche? Per un motivo molto semplice, perché avevamo parlato di capitale. E siccome mi diverto molto a giocare con le etimologie, voi sapete dove viene la parola capitale? Viene dal caput, dalla testa di vacche che possedeva un romano e che certificava la sua ricchezza. Le vacche stavano appena fuori Roma, cioè c'era la Urbs, l'Ager e poi il resto del mondo veniva molto più lontano. Le proprietà di Ager che uno aveva venivano calcolate se era abbiente nel numero di capita che aveva, di teste di bovini, e questo numero di capita serviva all'inizio della Repubblica di Roma all'iscrizione nelle classi elettorali. Quindi la parola capitale parte proprio da lì, e mi piace anche ricordarlo, cioè quando io vedo le nostre montagne ormai solo con le erbacce, ma anche le più famose, cioè uno va in Cadore o a Cortina, dove il metro quadro costa 15.000 euro in città e fuori non c'è più la vacca. Ma mi chiedo, ma cosa fanno questi avvocati romani? Vengono su gli avvocati romani, si vestono da tirolesi, le mogli si mettono il dindelson e poi parlano in romano, fa anche un po' impressione vedere un falso Francesco Giuseppe che parla con l'accento della Maliana. È abbastanza impressionante, cioè è una distorsione oggettiva. E poi non vedono mai una vacca. I loro bambini che portano lì sanno tutto sul Kashmir, sul doppio Kashmir, sul triplo Kashmir, sui negozi, sulle robe, sulle Ferrari, e vanno a Cortina e non sanno più cosa è una vacca. Ecco, se questo nostro convegno vi lasciasse anche solo in testa l'idea che capitale, capita e bovino sono la stessa cosa e che il recupero del capitale porta infine al recupero del bovino, sarei già molto contento. Però vorrei andare più in là, perché da lì parte un discorso abbastanza articolato sulla qualità estetica dell'ambiente agricolo. Non possiamo affrontare l'ambiente. L'ultima volta abbiamo affrontato in un qualche modo l'ambiente urbano. Tentiamo questa volta così, alla sesta conferenza facciamo un libro insieme, un libricino. Tentiamo sempre in un modo molto leggero come lo stiamo facendo oggi, spero che la cosa non vi annoi troppo. Parliamo di ambiente agricolo e soprattutto parliamo nella regione nella quale ci troviamo oggi, che ha avuto il trauma del terremoto meno di un anno fa e sul quale stiamo preparando tra l'altro prossimamente un convegno a Modena circa la questione del cosa voglia dire ricostruire. Una delle prime serate dopo terremoto mi trovai in uno dei dibattiti televisivi ovviamente di Santoro,
li fa sempre lui questi qua, però è anche più sveglio a farli, sulla questione dei capannoni. E tentai di affrontare la questione dei capannoni in un modo anche un po' provocatorio, i capannoni incorolati, gli operai nei capannoni e così via. Con tutto il rispetto che ci viene un naturale per chi ci ha lasciato la pelle, però il tema vero rimane quello di affrontare il capannone. Io avrei amato sapere quanti di quei capannoni sono crollati negli ultimi 20 anni per una retromarcia di un camion, perché sono andati giù così facilmente col terremoto, probabilmente altre volte un camion gli ha dato un colpo contro un pilastro, è andato giù e quel morto lì è entrato fra i morti sul lavoro e non fra i morti sul terremoto, ma probabilmente sono di più di quelli sul terremoto, se avessimo la capacità di fare un'indagine. La mia è solo un'ipotesi, però un'ipotesi molto plausibile. E dissi, ma è possibile che tutti questi capannoni così brutti debbano essere ricostruiti tutti? E uno mi diede la risposta giusta, l'industria, il lavoro. E gli dice, guardi che non è corretta come risposta, perché se lei va a casa, apre Google e guarda la Baviera, che è molto più industrializzata dell'Emilia e fa un fatturato soprattutto molto più alto in quel campo dell'Emilia, troverete che i capannoni sono molto minori di quantità e che la Campania non è stata assassinata, cioè che c'è un disegno nel rapporto fra insediamenti industriali e mantenimento dell'ambiente agricolo. E la mia non è una dimostrazione difficile da fare, potete fare anche voi, basta prendere, può fare il signore che c'è il computer aperto adesso in questo momento, basta prendere Google Maps e guardare Baviera, la cosa è risolta subito. Perché siamo caduti in quella direzione? Questi sono i discorsi che diventano paralleli immediatamente a un discorso serio sull'ambiente inteso non solo come fatto di pulizia dell'aria e delle acque, ma oppure come tema complicatissimo del patume o come tema complicatissimo dell'impatto della produzione dell'energia o come tutti gli altri temi complicatissimi, ma riportare a un tema che è quello che stiamo affrontando adesso, che è quello del rapporto con l'ambiente agricolo, cioè con la bellezza di una delle zone del mondo storicamente antropizzate più antiche che l'Italia. Perché ci sono quei capannoni? Sono due i motivi. Uno è quello apparente, serve all'industria. E abbiamo già dimostrato che non è vero, che all'industria servono i luoghi di produzione industriale, ma non necessariamente quella tipologia di capannoni lì. Tanto più che se si va a fare un'indagine seria oggi, fra Veneto, Lombardia e Emilia, le zone più capannonate d'Italia, un terzo di questi capannoni è in cerca di una destinazione ed è vuoto. Allora, perché ci sono quei capannoni? Ci sono per due motivi. Uno, perché ogni capannone paga l'onere d'urbanizzazione al comune di competenza. Attenzione, lo pagava anche 10 anni fa. Solo che una normativa recente, dovuta credo al povero Tremonti, però non vorrei accusarlo di un reato non commesso da lui, ma credo che sia... ha consentito di utilizzare gli oneri di urbanizzazione non per la spesa in conto capitale dei comuni, ma per la spesa corrente. Detto in altre parole, si costruiscono i capannoni per pagare gli stipendi ai comunali. In un momento nel quale lo Stato centrale taglia sempre di più le risorse dei trasferimenti agli enti locali, e io ho vissuto questa trasformazione negli ultimi 20 anni avendo fatto l'amministratore pubblico, cioè vedendo che la capacità di spesa dei comuni in 20 anni è scesa dell'oltre il 50% in molti casi, è ovvio che si massacra il territorio per poter sopravvivere. Cioè il territorio agricolo viene macellato, nel senso vero della parola, per consentire ai comuni di mantenere la loro spesa corrente. Questa è la prima constatazione che dobbiamo condividere e sulla quale il ragionamento deve diventare molto serio. I tedeschi, non è che lo voglio sempre prendere come esempio, se no mi diranno che mi piace anche la Merkel, che non è del tutto vero. I tedeschi stanno facendo un grossissimo dibattito attualmente sull'unità minima amministrativa e stanno immaginando una riforma radicale
del territorio amministrativo, qui lo possiamo usare la parola perché abbiamo detto un aggettivo, ponendo un limite minimo di aggregazione di 30.000 abitanti. A meno di 30.000 abitanti non puoi amministrare, non puoi fare un comune. Si immagina addirittura di più, di fondere alcune regioni per fare delle aree più vaste, cioè diminuire la frantumazione per aggregarle. Ora io mi rendo conto che una proposta del genere in Italia avrebbe un qualche cosa di criminale, perché il giorno che non c'è più la piazza del municipio, io difendo dei paesini di 600 abitanti perché c'è il municipio, il bar di fronte e il sindaco meno fresco del vostro, perché nei paesi di 600 abitanti lo fanno un po' i pensionati, i sindaci, e il sindaco che però ti viene a salutare quando arrivi. Io questo non voglio rinunciare, non voglio fare la battaglia a favore delle vacche e dovere poi rinunciare al sindaco del paesino di 600 abitanti. Quindi non penso che la scelta di ridurre al minimo la struttura amministrativa, per dire sotto i 30.000 niente, sia applicabile a un caso di paese frantumato e campanilista, ma simpaticamente campanilista come l'Italia. Però credo che immaginare l'obbligo di consorzi intercomunali per la destinazione delle aree sia cosa seria. Cioè che si dica nessuna unità inferiore ai 50.000 abitanti può inventare le destinazioni delle aree di industria, delle aree di terziario e forse anche delle aree abitative. Questo non vuol dire rinunciare agli oneri di urbanizzazione, vuol dire ripartire poi gli oneri sui 50.000 abitanti della zona. E questa, già una riforma del genere, avrebbe un risultato di estrema importanza sul ridisegno dell'ambiente agricolo e del paesaggio. Il secondo punto è ancora più, a mio parere, ancora più perverso. E quello apre invece una considerazione difficilissima. Perché lo fanno? Quello sì è colpa della normativa del Tremonti, lì lo becco, lo so, che è quella che permette di mettere gli investimenti a asset, in conto capitale, detassandoli. Cioè, nelle parole povere, cosa vuol dire? Io prendo un terreno agricolo che vale l'ettaro quando va bene, quando è caro, costa anche 40.000 euro, ma quelli non li toccano. Prendo gli ettari da 20.000 euro. Un ettaro da 20.000 euro è un ettaro da 2 euro al metro quadro. Lo trasformo da agricolo in industriale e mi passa da 2 a 100 euro al metro quadro. Va benissimo. Ci costruisco sopra un capannonaccio da 200 euro al metro quadro, 280, si fa già, quelli che crollano costano dai 250 ai 280 al metro quadro. Ce lo piazzo sopra, lo faccio di 2.000 metri quadri, quindi spendo 500.000 euro, e però ho trasformato il mio terreno agricolo, l'ettaro e mezzo sul quale l'ho costruito, in un valore di milioni di euro. Quindi ho preso una roba che non valeva niente, ci ho speso su una bella 600.000 e la porto in banca come garanzia a 5 milioni. È criminale la banca che le assume questi fondi di garanzia. Criminale la banca, criminale tutto il sistema che lo sostiene. Ma il risultato finale è quello complessivo dei valori immobiliari del paese. L'Associazione Nazionale dei Notai ha dato un dato estremamente interessante recentemente circa il valore complessivo degli immobili d'Italia. Siccome in Italia si ama poco i numeri, io vado pazzo per i numeri, perché sono così, sarà una mia mania, però non si riesce a capire l'economia senza i numeri, perché avere 100 euro di debito e 100 milioni di euro non è la stessa cosa, no? I politici ci fanno credere che è la stessa cosa, ma non è vero, è completamente diverso. 100 li posso restituire, 100 milioni no. Quindi conoscere i numeri è abbastanza importante. Il PIL italiano, más o meno, attualmente è di un, si chiamano trilioni, perché abbiamo preso la parola agli americani, che sono i mille miliardi, i mille billions, no? Sono i trilioni, e di circa in trilioni, fra un trilione e tre, un trilione e quattro di euro.
il debito italiano, il debito pubblico è del 18% maggiore, quindi circa 1,5 trilioni, 1,7 trilioni, così a spannometro. Il patrimonio immobiliare complessivo dell'Italia, a valutazione di ciò che le banche prenderebbero anche in garanzia, è di 6 trilioni. Cioè, se ognuno di noi cedesse un terzo delle proprie proprietà immobiliari, avremmo azzerato il debito pubblico. Non è vero, ovviamente, perché nessuno ce li compra. Cioè, non si può dire adesso ognuno taglia via un terzo della casa, ma e chi te lo compra? Non mi arriva un giapponese, mi può comprare la Torre Velasca, non vuole neanche fare, perché ho assistito recentemente alla trattativa con la più grossa azienda immobiliare cinese sull'ipotesi di comprare la Torre Velasca a Milano al tremendo Ligresti, che ha perso tutto per fortuna. Il cinese ha detto no, cioè, non è che poi sta roba qua si venda così facilmente. Ma la valutazione comunque rimane, perché è uno dei motori, se non del risparmio, dell'identità del nostro risparmio. Ma sono veramente 6 trilioni di euro o sono una balla? Se il rapporto al capannone crollato, che era terreno agricolo, è diventato industriale, sono una balla. Perché l'unica scelta seria che potremmo fare è rifarne il terreno agricolo, radunando il sistema industriale in aree di sviluppo che gli corrispondano. Quindi quella è una cifra falsa. Se è il valore di alcune costruzioni già crollanti delle periferie cittadine, forse è vero, forse no, è già più difficile, dipende solo da che tipo di città immaginiamo per il futuro. Se immaginassimo nel futuro di abolire i parametri urbanistici, gli standard esistenti, quelli in base ai quali ci vogliono 7 metri di pattumiera fra una casa e l'altra perché così non crollano come ad Agrigento, e se c'è quella cosa ufficiale detto il verde, che non è mai verde, è verde quando sono ricchi, quando sono poveri sono sassi, quella roba lì del verde e la distribuzione, la demolizione, il consumo, il nostro consumo di territorio agricolo, continuo a usare l'aggettivo per capirlo, attraverso l'incremento del territorio urbano periferico, è un consumo idiota. Basterebbe accettare di aumentare la densità all'interno delle città. Ma aumentare la densità delle città vuol dire assumere una serie di parametri che sono anche talvolta umanitari. Cioè la densità di Parigi è 1,8 quella di Milano. Cioè lì dove ci sono 10 milanesi ci sono 18 parigini. Il vantaggio è immediato. Lì dove ci sono 18 parigini si apre un bar. Lì dove ci sono solo 10 milanesi, no. Se poi nelle aree di territorio di periferia allargo ulteriormente l'impostazione del verde, cosiddetto fra virgolette, non mi apre neanche più il giornalaio, mi trovo in un posto dove non c'è il formaggiaio, non c'è il giornalaio, non c'è il bar, una città morta. Potremmo anche immaginare di restituire territorio urbano al territorio agricolo, incrementando il sistema della nostra struttura urbana e riportando per esempio questa cosa stupida che a noi è piaciuta tantissimo, l'abbiamo usata per 27 secoli, 40 anni fa abbiamo smesso, la strada. C'era una volta la strada, ma ancora qua in città, in centro ci sono le strade hanno una casa attaccata all'altra, il negozio davanti, uno cammina davanti alla strada, oppure ci passa anche in macchina, lo permettono. No, nel territorio di periferia la strada è stata sostituita dal verde fra una casa e l'altra, il finto verde, e il finto verde fra una casa e l'altra elimina tutta questa meccanica che era quella della nostra identità. Ecco, qui torno a riparlare di quello che vuol dire parlare di capitale vero, di capitale umanizzabile, di capitale culturale, dell'eredità che ci portiamo appresso. Se siamo in grado di incrementare quel capitale lì diventiamo ricchi, se ci battiamo contro quel capitale diventeremo sempre più poveri. Questo è uno dei temi fondamentali da affrontare, perché probabilmente anche il nostro valore immobiliare, quello altissimo nel quale ci identifichiamo, non è affatto alto come crediamo che lo sia, ma è un'altra cosa. Quest'altra cosa che cos'è? È il decoro di questa stanza, è il tipo di strada che abbiamo sotto, sono le colonne della piazza, sono anche i mosaici. Sono questo complesso di cose che può consentire alla città di Ravenna di candidarsi per fare la capitale di un'area di cultura europea.
per un anno, sei mesi, il tempo però per segnalarsi, sono le nostre caratteristiche oggettive e sono poi una cosa in più, sono l'identità che noi andiamo a vendere in giro. Mi diceva un mio amico molto simpatico, che ha fatto per un breve periodo il presidente dell'industriale di Belluno, fabbrica delle gru, e riesce a vendere le gru in giro per il mondo, perché poi questi qua a Belluno non è che li comprino molte gru, o le vende a Shanghai o tira giù la sala cinesca. Lui fa i contratti portando i clienti cinesi a Venezia. Quando li mette seduti lì sulla terrazza del Monaco, il cinese già tira giù un po' le orecchie, cioè, perché il cinese non è mica così buono come sembra, il cinese tende ad essere arrogante, perché avendo molti soldi tutti, chiunque quando ha molto denaro a disposizione tende ad essere arrogante. Il cinese riportato a Venezia si schiscia, cioè diventa buono. Cioè, la stessa domanda se le devono porre i produttori di piastrelle di Sassuolo. Cioè, se restaurando correttamente il palazzo di Sassuolo, quello barocco, e ridando un po' di dignità alla linea d'orizzonte, decapitando un po' di edifici degli anni 50 che fanno francamente piangere, non ne possa per loro venire uno strumento col quale, nella battaglia, loro sono proprio in prima linea con i cinesi, quelli delle piastrelle, nella battaglia di prima linea non possano trovare un accordo, o comunque non possano generare una forza di rispetto che nel mondo degli affari è fondamentale. Noi viviamo perché, e vivremo domani perché saremo in grado di definire e di vendere dei brand. Allora, ultima considerazione. Ieri sera ero a Colorno per una conferenza nella Reggia di Colorno. La storia della Reggia di Colorno è emblematica perché è il luogo di piacere di una micromonarchia italiana, ma di uno Stato italiano, uno di quei Stati che è andato a costituire poi, con la fusione del 1860-61, la nazione alla quale apparteniamo. E finché era Reggia, era curata. Parlavo con uno dei ricercatori, cioè non ci sono ancora gli elenchi, tazzine numero 5 di Meissen, no? Perché poi quelli più erano ricchi, più erano taccagni, cioè il guardaroba era tenuto con un'attenzione assoluta. Oggi non c'è più niente. Cos'è successo a Colorno? Immediatamente dopo l'Unità d'Italia, siccome era avvenuto sto fatto, subito dopo l'Unità non ancora, perché prima c'è Capitale Firenze, Torino per un attimo, poi c'è Firenze e poi c'è la soluzione finale della breccia di Porta Pia. Il Papa fa armi bagagli, va a stare in Vaticano, lo rinchiudono sostanzialmente in Vaticano, deve abbandonare il Quirinale. Però scappa armi e bagagli, cioè porta via tutta la roba. Quando hanno preso quel non lo so dire, il Savoia, quando hanno preso Vittorio Emanuele e l'hanno mandato a fare il prigioniero anche lui al Quirinale, perché lui voleva stare in Piemonte e in giro per l'Italia a caccia di pernici e di ragazze, era l'unica cosa che gli interessava. Quando l'hanno preso l'hanno rinchiuso al Quirinale. Tanto ha mandato una lettera al Papa dicendo: mi sembra un po' una roba da disperati, siamo prigionieri, lei di là e io di qua, cioè, non ci possiamo neanche vedere per una briscola. E poi bisogna riarredare. Allora, non avendo mobili, cosa hanno fatto? Hanno svuotato Colorno, hanno svuotato proprio l'Emilia, il Parmense in modo particolare, e hanno riarredato il Quirinale. Infatti nella sala dei corazzieri ci sono una serie di grandi arazzi, anche divertenti, tutti in francese, perché a Perm erano francesi, cioè ci teneva molto ad essere francesi, era la mania della francesità. Secondo colpo dopo il 71. Poi per punire il luogo fino in fondo ne hanno fatto il manicomio. È diventato manicomio fino a 30 anni fa. 30 anni fa è mutata la coscienza degli italiani. Questo è il messaggio positivo che vorrei riprendere, perché non è vero che siamo definitivamente su una strada di decadimento inarrestabile. Oggettivamente, da 30 a 10 anni fa è nata un'atmosfera di attenzione ai beni storici che prima non c'era, e della quale la testimonianza in fondo più viva
è quella di questa quantità infinita di giovani che si iscrivono a questa lista della disoccupazione che si chiama la Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali. Ne avete una qua bellissima. Uno che si iscrive lì è un ragazzo meritevole, è uno che ha una visione del mondo, uno che crede che il suo avvenire sia legato a salvare la patria. Ma è meglio di un balilla che partiva a fare stupidamente la guerra. È uno che parte in una guerra quotidiana che è già persa, perché non li troveremo mai il lavoro, lo prenderemo a sberle. Io li vedo, poi vengo da me disperati, perché noi abbiamo 4-5 collaboratori, pensano che possiamo passare da 4-5 a 400, non è possibile. Cioè, i luoghi dove trovano poi uno sfogo sono pochissimi. Però loro dichiarano una cosa, che la mutazione, infatti le facoltà di conservazione dei beni culturali sono una cosa molto recente in Italia, e corrispondono alla mutazione in corso. Questa mutazione in corso ha fatto sì che un piccolo comune come quello di Colorno ha tirato sulle maniche, si è guardato in fondo alle tasche e ha cominciato lentamente a restaurare la reggia. Non ha mica completato il restauro, non ce la farà neanche mai. Però ha iniziato, buona volontà a farlo, ha avuto anche l'idea geniale di metterci dentro una scuola di cucina in modo che qualcuno la usa. E queste della scuola di cucina sono diventate il 5% della popolazione del paese e ci dormono. E questo fatto di aver ridato vita alla reggia ha ridato vita alla cittadina di Colorno. È un esempio positivo vero che ci deve anche far riflettere. E poi a gennaio hanno avuto che prendere il voto. Sono crollate giù le statue. Siccome non ci sono stati morti, ne abbiamo parlato poco, abbiamo parlato dei luoghi di fini finale, abbiamo parlato di Mirandola, di posti molto più drammatici, e fra un anno ci saremmo dimenticati di Colorno. Allora, parlare di ambiente come parlare di capitale è questa cosa anche, ma è anche di più, è avere il diritto di sognare. Colorno è posata sul Parma, magnifico fiume, meno importante della Senna. Parmigiani pensano di no, però il resto dell'umanità reputa che sia meno importante del Tamigi della Senna. Eppure il Parma meriterebbe un certo rispetto. Il Parma, quando c'era Colorno, era navigabile fino in città. La parte che prospiciente il Parma del palazzo una volta era ad archi aperti, poi questi archi sono stati occlusi in periodo successivo anche per tenere dentro i matti, perché i matti erano tenuti in gabbia allora. Poi dopo abbiamo avuto la legge che per fortuna li ha liberati. Parlando di ambiente vuol dire immaginare un giorno un'Italia in cui la reggia torni a funzionare con una scuola di cucina vera dentro, e forse anche con due concerti ogni tanto, ma che in conseguenza nascono anche tre ristoranti nuovi in zona, ma il Parma venga rimesso navigabile, anche se non ci si naviga tutti i giorni, ma venga rimesso navigabile, che le campagne intorno tornino ad avere una loro estetica, e questa estetica viene solo qualora fossimo in grado di riordinare gli interventi edificatori, di ridare dignità alla vita agricola, e la dignità passa attraverso un meccanismo facilissimo da capire, attraverso il conto corrente. Il contadino, che può essere anche rompiscatole talvolta, ma quando ha una certa solidità economica diventa molto simpatico. Questo vuol dire parlare di ambiente, in quel campo lì, vuol dire immaginare di ridisegnare il territorio agricolo. Ultimo punto, e poi se no vado fuori orario massimo e perdo il treno perché devo andare, purtroppo devo andare via presto questa sera. La ricostruzione adesso dopo il terremoto, cosa dobbiamo fare, cosa dobbiamo suggerire? Io non posso fare niente, ho mica il potere in mano, se fossi qua con Napoleone Bonaparte deciderei in fretta come faceva lui. Sbaglierei ma decidendo, che è molto più bello che sbagliare non decidendo. Sbaglierei decidendo, che cosa deciderei a finale miglia? Farei ripassare il fiume in città, come era lì fino alla fine del XIX secolo. Riqualificherei le case in base al fatto che il fiume passa. Ridisegnerei alcuni elementi. Ma attenzione, avrei anche la faccia di tolla di immaginare che il pezzo di torre medievale crollato, se è definitivamente crollato, forse nel pezzo lo potrei far rifare anche moderno.
Non mi dispiacerebbe di avere un dialogo fra i mattoni antichi e una struttura di architettura contemporanea firmata non da un concorso internazionale attribuito a un archistar che non sa neanche dov'è l'Emilia, ma a uno di qua che ha passione per i suoi luoghi e che è sufficientemente evoluto per aver visto cosa fa anche Lord Foster o cosa fanno gli architetti, ma per avere con il coraggio di mettere in dubbio quello che hanno fatto gli altri. Noi abbiamo davanti a noi col terremoto dell'Emilia un'opportunità formidabile di ridisegno del territorio estetico, del territorio agricolo, del territorio urbano, avendo ridato ognuno di questi termini un termine che lo rende tangibile e comprensibile, e ridisegnando non l'ambiente, ma ridisegnando l'ambiente umano, l'ambiente culturale, l'ambiente anche di un ristorante o di un albergo. Punto, non mi resta che ripartire dalle ultime parole di Daverio, ricordando che noi abbiamo un canale che arriva fino a dietro la stazione. Io non volevo parlare di ma qua, no, perché non volevo, questi sono problemi vostri, se no mi vengono. Diciamo che le parole che ho sentito mi stimolano particolarmente, perché al di là del fatto che è piacevolissimo ascoltarla, perché riesce partendo in maniera insospettabile da un argomento poi a parlare di tante cose e poi ci si accorge che sono tutte strettamente collegate, anche se prese singolarmente potrebbero sembrare assolutamente distinte fra loro. Questo è un grande spunto, secondo me, perché ci aiuta a riflettere sul fatto che poi le cose vanno affrontate organicamente, non è possibile affrontare i problemi uno per volta, perché diversamente si compiono degli errori madornali senza accorgersene, perché affrontando i problemi uno per volta si è convinti di aver fatto il meglio per quella determinata cosa, mentre poi, vabbè, sarebbe un discorso lungo, ma l'ha già fatto lei, per cui è inutile riprenderlo. Ecco, non è che io voglia richiamare l'attenzione sulle ultime cose che ha detto, però in altre città, come ad esempio a Valencia, mi ripeto perché a volte chi mi ha già sentito le dico, sono stati capaci di spostare il corso di un fiume per fare determinate cose, per cui senza bisogno di arrivare a tanto, forse si potrebbe anche riconsiderare che Ravenna aveva nell'acqua la sua identità e quindi magari si potrebbe anche riuscire a pensare che ecco, una qualche risorsa non necessariamente ritrovata a due passi da casa, parlo di risorse economiche, potrebbe essere utile per raggiungere un determinato obiettivo, eventualmente a vantaggio non solo del territorio regionale ma anche nazionale e forse anche a beneficio di chi dall'estero viene a trovarci, a vedere i luoghi che sono stati abitati da persone che hanno vissuto all'epoca dei famosi romani o anche successivamente. Vedo qui il suo signorino che è una persona di riferimento per la città, che è un'esperta della storia della nostra città e bene o male con l'attività di recupero i luoghi ravennati da destinare anche musei per mostrare le vestigia del passato è sicuramente in prima linea. Io a questo punto voglio ricordare che non abbiamo tantissimo tempo, ma forse una decina di minuti ci sono per poter intervenire e porre così qualche argomento o qualche domanda a Filippo Daverio. Concludo semplicemente dicendo che rimango, anche se mi ripeto, affascinato da questa sua capacità di fare riferimento a pochi punti essenziali da cui si derivano però montagne di cose. Se qualcuno di voi vuole dire qualcosa a questo proposito o ad altro, è chiaro che è benvenuto.
Sì, si sente. Una riflessione veloce. Presentati però. Marco Turchetti, architetto. Ci siamo conosciuti anche l'anno scorso, ero al tavolo con voi. Tornando alla semantica, abbiamo parlato spesso di estetica questa sera, che è molto simile ad una parola che la richiama e che probabilmente ha anche lo stesso etimologia, che è l'etica. Quindi l'etica ha molto a che fare con la bellezza. Qui devo venire a farvi una conferenza di 2 ore. Tenga conto che io non sostengo che la bellezza non esiste. E senza fare una conferenza lunga, articolata, basta pensare alle signore. Alle signore. È bella una signora magra di Botticelli, è bella una signora muscolata di Michelangelo, o è bella l'esaltazione della cellulite di Rubens? Per ognuno di loro era belle. E allora, che tipo di bellezza possiamo affrontare? Adesso, questa sembra, non è una battuta, perché se mi provoca le faccio una conferenza di 2 ore sull'argomento. È una delle mie lezioni centrali anche all'università, ma partiamo dal fatto che la bellezza non esiste. Esiste un concetto che ci accomuna in Europa, che si plasma nella scolastica del 200, sempre un momento fondativo della nostra identità neoantica, che è il concetto di armonia. E il concetto di armonia è quello che riprende Tommaso d'Aquino quando parla della debita proporzio, quella che nel giro di 2 anni diventerà poi la divina proporzio di cui parlano in ambito leonardesco gli amici Luca Pacioli e così via. Quindi noi abbiamo alla nostra radice una questione di fondo, noi cerchiamo le armonie, perché non è detto che un bel grattacielo di Shanghai posato qua nella piazza rimanga un bel grattacielo, perché rompe gli equilibri di armonia. Allora, se la questione è legata all'armonia, diventa fondamentale la meccanica che lega le armonie. Questa meccanica nelle lingue si chiama la grammatica. Se non siamo in grado di proporre delle grammatiche urbane, delle grammatiche dell'architettura, delle analisi dei morfemi che inseriamo in queste grammatiche e una concezione sintattica del tutto, siamo morti in partenza. Allora, questo è un modo per definire ciò che può essere una estetica diversa così tanto l'una dall'altra, perché ognuna di queste corrisponde, no, l'etica è un po' una roba diversa, perché l'etica in realtà sarebbe le abitudini, cioè l'etica e la morale hanno la stessa etimologia, hanno solo assunto con gli anni un valore leggermente diverso, perché come dice quel genio del Bonagamo, vecchio da Bologna, una sera mi ha detto: sai, c'è una differenza, la morale è obbligatoria, l'etica consente di sbagliare. Non è male. Eppure l'etimologia, ho detto Stefano, con questa roba qua tu passi alla storia della filosofia, guarda, basta questo, perché basta un'idea chiara. Allora, il collegamento è fra etica e morale, il collegamento è poi fra etica e estetica, ma l'estetica va intesa in questo senso, che è quello nostro specifico delle armonie. Noi non siamo in grado di tollerare la disarmonia, quello non ci dà, quello che ci dà fastidio nell'urbanistica di oggi non è il singolo edificio, è la disarmonia complessiva, è quella che ci ha rotto un rumore sonoro che sentivamo da sempre. Cioè, in fondo è come nella gastronomia, ma non c'è niente di più buono della maionese ben fatta e non c'è niente di più buono della torta di fragole, ma la maionese sulla torta di fragole fa proprio schifo. Ecco, è un fatto di armonia. Se ci sono altri interventi, nessuno alza la mano. Io volevo ricordare. C'è uno lì ancora. Ah, scusate, non avevo visto. Buonasera, scusate che io non parlo italiano, non parlo l'italiano, ma capisco un poco. Va bene. Va bene? Va bene, sì, sì. Grazie mille per la conferenza, con il concetto di territorio.
No, comparto el concepto de belleza porque el concepto de belleza es antropológico y es cultural, está dentro de nuestro discurso, pero me gusta su manera de plantearlo. En ese sentido, lo junto con el tema de reconstruir el territorio, de entender el territorio, que va muy asociado al tema antropológico y cultural. Es decir, le agradezco que usted nos haya entendido que debe ser las personas del propio lugar quien deben reconstruir el territorio. En este sentido, me gustaría que nos diese un poco, por ejemplo, cómo hemos hecho nosotros, mencionaban Valencia. Valencia es un buen y un mal ejemplo de cómo se reconstruye o cómo se tuerce la naturaleza. ¿Y qué le parece? Bueno, me gustaría preguntarle muchas cosas, porque me ha encantado su charla y el concepto de territorio, que está utilizando la atención a la belleza, ¿no? Pero me encanta que sean las personas del lugar, el discurso antropológico del lugar, el que prime en la reconstrucción del lugar. También estoy un poco con usted en el sentido de que hay una oportunidad en este lamentable desastre que ha ocurrido aquí, ¿no? Bueno, me gustaría que comentase el caso de Valencia y si pudiese comentarse un poquito el caso de territorio, crecimiento del territorio español, especialmente en la costa. Bueno, disculpe que me extienda, pero esta es una oportunidad muy buena que yo no esperaba y que le agradezco pues, a la ciudad de Rávena y a las personas que han consentido que yo venga aquí. Muchas gracias. Bien, yo hablé antes del concepto de territorio concepido en senso semántico. Hay un territorio que se puede decir agrícola, hay un territorio de ciudad y también un territorio estético e histórico. El caso de Valencia es emblemático, porque Valencia como territorio estético fue un éxito fantástico, como territorio financiero un fracaso. El triunfo estético no es suficiente, es decir, no es suficiente. Y luego, bajo mi punto de vista, no he entendido, no sé, bueno, es muy criticable, ¿no? Y también el concepto va de base de la política, está en la capacidad de hacer una armonía tras el territorio estético, el territorio financiero, el territorio agrícola. Io a questo punto volevo ringraziare a nome di tutti Filippo Daverio, ma non volevo che dimenticassimo una delle ragioni per cui siamo qui attraverso l'AB Lab, che siamo al secondo giorno di un evento importante che si ripete già da alcuni anni e che sicuramente si ripeterà anche l'anno prossimo. E per questo mi piace ringraziare anche Giovanni Montresori che è qui al mio fianco e direi che merita tutto la nostra stima e il nostro affetto. Ah, beh, buono! Così faccio la collezione di mosaici anche. Grazie mille. Cosa vuoi dire? Faccio quella foto con loro due. Certo. Il prossimo. Il prossimo è il ritratto di loro due in versione sacerdotale tipo quello quinto secolo, perché sono magri e lunghi, va bene. Voglio anche le scarpe con la fibbia. Bene, devo rimettere a posto macchina fotografica. Certo, li metto a firma. Ho la penna praticamente secca, purtroppo.